Presidente. Come vedete il Presidente del Consiglio ancora non è rientrato, è rimasto per tutto il tempo dell'intervento di Di Pietro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta. L'onorevole Casini, Presidente dell'UDC. Non ho mai l'ho fatto in quest'Aula, vorrei parlare col Presidente del Consiglio. Avete sentito? Pregherei Casini chiede la presenza in aula di Berlusconi. Della... Onorevoli colleghi, è rientrato. Prego, onorevole Casini. Signor Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, mi è sembrato ieri, nelle parole del Presidente del Consiglio al Senato, poi alla Camera, di sentire spartiti e melodie già viste, evocazioni di tradimenti, di ribaltoni, soliti anatemi contro la sinistra, programmi mirabolanti come se lei venisse dalla Luna e non avesse governato negli ultimi 10 anni. Non una parola, Presidente, nemmeno accidentale di autocritica, non un gesto concreto che desse valore al proposito di unire i moderati in un rinnovato patto di legislatura. Perché, onorevoli colleghi, se si intende riunificare i moderati in questa legislatura o nella prossima, non è che bisogna lasciare questo evento al catalogo delle buone intenzioni. Bisogna compiere degli atti politici perché questo si verifichi. Intanto, mentre si continuava in questo refrain tradizionale, la caccia all'uomo, la frenetica roulette della compravendita parlamentare, che diciamo la verità, umilia tutti noi. Ieri ho sentito un parlamentare del PDL che in una dichiarazione giornalistica ha detto: se non c'era questa inchiesta parlamentare avremmo vinto con più voti. Ma se non ci fosse stata questa inchiesta giudiziaria, almeno un po' di prudenza nel fare certe affermazioni, perché i sottintesi sono peggio di quello che ciascuno di noi può immaginare. Francamente, io vi confesso, lo vorrei confessare a tutti gli italiani, non ho capito a che cosa serve questa affannosa corsa che stiamo facendo tutti assieme. Tanto affannarsi per un voto o due in più, io non ho capito, colleghi, vi spiego perché non ho capito a che cosa serve. O è un'esibizione muscolare fine a se stesso, o è una lucida corsa che tramite un voto in più si vuole fare verso le elezioni anticipate, come peraltro correttamente, come sempre, ha detto Bossi, dopo aver constatato ieri e aver detto a tutti i deputati di tutta Italia e di tutti i senatori che con un voto in più non si governa e che bisogna andare alle urne. La Lega, da questo punto di vista, ha iniziato la legislatura comandando, vuole terminare comandando. Ai deputati dice: è inutile un voto in più, andiamo alle urne. In entrambi i casi, colleghi, sia se c'è l'esibizione muscolare, sia se c'è il voto, si perde l'occasione per un sereno esame di coscienza, per l'assunzione di una responsabilità più alta, per indicare all'Italia una rotta nuova. Onorevole Berlusconi, guardi, lei sa che quando parlo di lei sono privo di sentimenti di inimicizia, di ostilità. Ma la richiesta di dimissione prima del voto, che noi le rinnoviamo, e la sua eventuale accettazione non sono da parte nostra una pretesa e non sarebbero per lei un atto di debolezza e di resa, ma solo la consapevolezza che serve al Paese cambiare passo, perché se no un voto in più o un voto in meno non servirà a nulla. E invece marciamo incoscientemente verso il baratro. Le stanno a cuore i moderati. Ci sono partiti in quest'Aula che si sono espressi per un rinnovato patto tra i moderati e le chiedono solo di non ostacolare questo processo, di favorirlo. Non lo vuole fare, per carità, è suo diritto, ma non scomodiamo l'evocazione di vecchi politicanti
tra cui io sarei a pieno titolo collocato, dediti solo ai propri interessi, mentre lei sarebbe l'unico cavaliere senza macchia, perché si rischia veramente di ridere anche al buon senso e a quello che possono pensare tutti gli italiani. Più senso della misura non guasta. E questo vale anche nell'esame di questo polo che si è creato, della nazione, della responsabilità. Lei non può far finta di non vedere che, a parte le evocazioni di questi accordi tra me e D'Alema, che veramente fanno parte di cose ridicole, fantasiose, non di realtà, ma lei non può far finta di non vedere la realtà. Lei nel 94 è sceso in campo contro la sinistra. Oggi, altro che fronte moderato, qui c'è una nuova opposizione di moderati al suo governo di più di 80 parlamentari. 2 anni fa noi eravamo soli, noi dell'UDC. Oggi la compagnia si è allargata e si è consolidata perché non c'è un'esclusiva sui moderati. Non ci sono, amici, congiure, poteri forti, balle simili. C'è solo la conseguenza di una politica che Berlusconi ha determinato. Non con parole, ma con fatti e con gesti che sono più importanti delle parole in politica. 2 anni fa ci fu il predellino. Ci fu un'alleanza esclusiva con la Lega, una cacciata del mio partito, a cui fu intimato: o venite sul predellino anche voi o fuori dall'alleanza. Prendemmo dignitosamente i nostri stracci, ci rivolgemmo agli italiani che ci hanno voluto bene, e io voglio ringraziarli. Tre mesi fa Fini, cofondatore del PDL, fu cacciato da voi, non da noi. E a questa espulsione ha seguito una campagna mediatica senza precedenti, alimentata da chi ha fatto del garantismo il suo DNA. Ma il garantismo deve valere per tutti, non solo per sé, se no non è più credibile. C'è stato un continuo in questi anni di campagne acquisti, di acquisizioni, di piccoli pezzetti, piccoli movimenti che sono nati alla faccia del bipolarismo o del bipartitismo, il tutto per debilitare il nostro partito, a cui pure si rivolgono poi apparentemente appelli. È una strategia incomprensibile, e da domani forse questa strategia sarà fatta verso Futuro e Libertà, o già in atto. Bene, l'alternativa, perché il punto forte del discorso di Berlusconi è quando Berlusconi ieri mattina è andato al Senato e ha detto: qui mi vogliono mandare a casa, ma quale alternativa proponete? Non c'è alternativa, dice Berlusconi. L'alternativa c'è, presidente Berlusconi, e io gliel'ho indicato in pubblico e in privato già da 6 mesi. L'alternativa è che chi governa smetta e dismetta quel delirio di autosufficienza che ha e si rivolga alle forze responsabili del Parlamento in nome dell'Italia, in nome di quello che c'è realmente, non di quello che facciamo finta di non vedere. Il 5% di famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui, la disoccupazione che per i ragazzi è 1 su 3, le infrastrutture bloccate, lanci in piazza a manifestare, i poliziotti che assediano la Camera, social card, bonus famiglia, Banca del Sud, malessere sociale, LEA, tutti questi tagli lineari che sono l'abdicazione della politica, perché quando tu tagli a tutti la stessa cosa vuol dire che non colpisci le aree di privilegio e nello stesso tempo tagli magari sul sociale dove non è possibile tagliare. Noi vogliamo un governo che faccia come fanno in tutto il mondo, perché, scusi presidente Berlusconi, ma perché lei si deve sentire vulnerato a chiamare i leader dell'opposizione, ad associarli a un atto di responsabilità? Se Obama parla dal mattino alla sera col Parlamento e con le opposizioni, se negozia i provvedimenti e non si sente per questo sminuito nella sua dignità presidenziale, rispetto per gli altri, amore per le istituzioni, coinvolgimento delle opposizioni per fronteggiare problemi italiani atavici, non è nostalgia della Prima Repubblica tutto questo, è responsabilità nazionale. La Germania cresce del 5% dopo la grande coalizione, hanno pagato, hanno perso voti sia i democristiani che i socialisti, ma quell'armistizio tra i partiti ha consentito di porre le basi per una ripresa tedesca che oggi è l'unica e vera locomotiva dell'Europa. Mi auguro
signor Presidente, che lei voglia fermare in zona Cesarini, lo può ancora fare, la dissennata corsa verso l'ignoto, perché ignoto sarebbe, o il noto, cioè le elezioni. Vorrei terminare facendo una considerazione rivolta, non so bene se al presidente Berlusconi o al presidente Bonaiuti, all'onorevole Bonaiuti. Leggo queste agenzie. Berlusconi: anche il Vaticano interdetto sul comportamento di Casini. Berlusconi: il Vaticano si chiede perché l'UDC non mi dà l'appoggio esterno. Berlusconi: la Chiesa si è chiesta perché l'UDC non appoggia il governo. Berlusconi: neanche pressing ambienti cattolici smuovono Casini. Vabbè, poi c'è il patto Casini D'Alema, questo lasciamo perdere. Mi auguro che a quest'ora lei abbia già smentito le frasi dissennate riportate in queste agenzie, perché premesso che nessuno da quella sponda ha mai pensato di interferire, ho terminato, nella politica mia e del mio partito, ma Presidente, ci vuole più rispetto. La Chiesa si serve per convinzioni, se si hanno, non per usarla strumentalmente nelle nostre beghe politiche. L'UDC difende valori a cui crede. L'UDC difende e difenderà valori a cui crede, ma è un partito laico di ispirazione cristiana ed è un partito che, se in questa sede e in altre, difende il diritto alla vita, alla famiglia e ha una concezione della bioetica, lo ha perché ha assolute convinzioni. A queste convinzioni non verremo meno, ma evitiamo di dire frasi sciocche e di coinvolgere autorità terze che hanno ben altri impegni. Grazie. L'UDC voterà la sfiducia al governo. Casini ha chiesto a Berlusconi di fermare la corsa alle elezioni. Ora sono in